parola. Ma io volevo, rispetto all'emendamento proposto, io sinceramente non ho capito, Cavallone, la differenza. Cioè, se condividiamo l'idea che bisogna chiedere un risarcimento a chi ha sbagliato, no? Almeno non lo so, penso che sia questo lo scopo, perché se no non avrebbe senso votare questa mozione. La cosa che hai suggerito, cioè di farlo all'interno del CDU, innanzitutto noi qui siamo Consiglio Comunale di Collegno e chiediamo all'amministrazione di fare i passi necessari, quindi cosa c'entra il CDU? Ma poi siccome qui c'è scritto da parte dei danni da parte dei responsabili della progettazione e della gestione di punto ambiente, cioè la gestione di punto ambiente fa capo al CDU, cioè voglio dire, io non escludo, io non lo so se il CDU ha una responsabilità o meno rispetto a questo danno eventuale arrecato ai cittadini. Cioè questo non posso dire a priori, cioè, quindi non capisco perché all'interno del CDU, cioè, e perché non il sindaco e l'amministrazione, come è stato scritto qua, intraprendere tutte le azioni che vanno verificate, quali sono quelle più opportune, ma per garantire un risarcimento dei danni. Cioè, mi sembra che impegnarli all'interno del CDU mi sembra fuori luogo. Consigliere, si deve tenere soltanto se accetta sì, o non accetta. Però volevo spiegare le motivazioni, per cui sì, credo che sia opportuno, altrimenti... Ok, però i tempi sono quelli che sono. Quindi non accetta. Io chiedo di modificare l'emendamento, cioè, o di ritirarlo, cioè, o di spiegare e far capire a questo Consiglio il motivo per cui quel tipo di modifica, perché non l'hai mica spiegato. Allora abbiamo capito, l'emendamento non è stato accettato. Allora, prego. Se vuoi liquidarla così va bene.